Stai terminando la scuola media? Devi decidere cosa fare il prossimo anno? Stai prendendo in considerazione un istituto tecnico? In questo video analizzeremo nel dettaglio il percorso dell'Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo Turismo. Benvenuta e benvenuto a Speciale Orientamento, una serie di video informativi per aiutarti a scegliere la scuola secondaria di secondo grado. Il percorso dura 5 anni, al termine dei quali otterrai un diploma di perito nel turismo. Il perito nel turismo possiede competenze che gli consentono di lavorare in attività del settore turistico-alberghiero. Ha una formazione di carattere tecnico, aziendale ed amministrativo in ogni settore del turismo ed è in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire all'innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica. Vediamo ora quali sono le caratteristiche personali che possono facilitare il percorso. Nutrire un certo interesse per i viaggi, le relazioni pubbliche e interculturali, avere una predisposizione per lo studio delle lingue, essere precisi e creativi, essere portati per le relazioni sociali, avere curiosità e interesse per il mondo e la sua evoluzione. Che cosa imparerai in questo percorso? A gestire i servizi turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali ed enogastronomici, a collaborare con enti pubblici e soggetti privati per definire progetti di miglioramento e di promozione turistica di un territorio, ad utilizzare strumenti informatici e programmi gestionali per proporre nuovi servizi turistici, ad usare tecniche di comunicazione multimediale per promuovere il turismo, a riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi influenzano il turismo, a conoscere i fenomeni sociali ed economici dell'impresa turistica, a riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici, a conoscere e saper utilizzare la normativa degli enti pubblici, le leggi del codice civile e del diritto fiscale. Vediamo ora che cosa studierai. Le materie: lingua e letteratura italiana, lingua inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze integrate, geografia, informatica, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, terza lingua straniera, discipline turistiche e aziendali, geografia turistica, diritto e legislazione turistica, arte e territorio, economia aziendale, scienze motorie e sportive, religione e attività alternative. E dopo il diploma, che cosa potrai fare? Potrai accedere a tutti i percorsi universitari o iscriverti agli istituti di alta formazione artistica musicale. Frequentare un corso IFTS, ITS o di formazione professionale post-diploma, partecipare a concorsi pubblici, inserirti nel mondo del lavoro, lavorando presso agenzie turistiche nell'ambito dell'organizzazione di vacanze, viaggi, itinerari, operare come organizzatore congressuale, hostess o steward, trovare un impiego presso associazioni ed enti pubblici turistici o aprire un'attività imprenditoriale autonoma. Potrei anche frequentare percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le normative vigenti. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato. Iscriviti al mio canale per essere sempre aggiornata e aggiornato e clicca sulla campanella. Visita il mio blog cliccando il link nella descrizione. Segui Sento che Posso su Facebook, Instagram, Twitter, dove ogni giorno posto contenuti sul metodo di studio, sull'apprendimento, sull'imparare ad imparare, sull'orientamento e sui rapporti scuola-famiglia. Io sono Doriana Bertolotto, formatrice, orientatrice, esperta di processi di apprendimento e ideatrice di Sento che Posso. Continua a seguirmi. Ciao!